sai che là corre il mondo, ove più versi, di sue dolcezze il lusinghier Parnaso, e che il vero, condito e molli versi, i più schivi allettando ha persuaso. Così, allegro fanciul, porgiamo aspersi di soavi licor gli orli del vaso, succhi amari ingannato intanto e i beve, e dall'inganno suo vita riceve. La commistione di verità e finzione poetica, di insegnamento morale e di piacevolezza edonistica, è tratto essenziale del concetto di una letteratura prefigurato da Tasso nei discorsi dell'arte poetica. Così diamo al fanciullo malato, egro, la tazza i cui bordi sono cosparsi di un dolce miele, liquore. In questo modo, egli, ingannato dal sapore dei bordi, beve anche le medicine amare e da questo inganno riceve la sua salute. L'immagine, ripresa da Lucrezio nel De Rerum Natura, capitolo primo, è un luogo topico della trattatistica rinascimentale, specie quando impegnata a legittimare il fine morale e conoscitivo della letteratura,